testarda, determinata, volenterosa di accompagnare la sua Sardegna verso il cambiamento, rendendola una regione a dimensione di giovani. Così si è descritta Alessandra Todde, la neocandidata alle elezioni regionali 2024, che nella sua prima conferenza stampa, all'indomani dell'investitura da parte della coalizione del Campolargo, ha annunciato anche le dimissioni dalla carica di vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Io voglio riconoscere il lavoro gigantesco che ha fatto questa coalizione. Non era scontato arrivare fino in fondo, ci siamo dati delle regole, le abbiamo rispettate. Io penso sempre che questo tipo di percorsi siano percorsi anche di confronto, a volte anche aspro e duro, ma la porta deve rimanere aperta. Io credo che la parola d'ordine sia inclusione, la parola d'ordine sia noi, la parola d'ordine sia squadra. Il nostro nemico, il nostro avversario è il centrodestra e quindi non possiamo fargli questo tipo di regali. Per cui a partire da adesso, a partire già da ieri sera, sarà mio compito, ma di tutta la coalizione, cercare di riprenderci e riprendere il nodo con chi non è stato convinto, con chi insomma pensa che ci possano essere delle altre alternative. Non possiamo fare questo regalo al centrodestra. Non ho ancora sentito Renato Solo, l'ho sentito nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, il dialogo non si è mai interrotto. Io ho grande rispetto e grande considerazione del suo percorso e delle sue capacità e del suo valore. Credo che la sua casa sia il campo progressista che stiamo cercando di portare avanti, credo che serva il contributo di tutti, non credo che servano io, ma serva noi. Un momento storico per la Sardegna, sappiamo come questa giunta ha lasciato, in che condizioni ha lasciato la Sardegna. Sto venendo dal presidio che c'era di fronte al Consiglio regionale per la scuola, per il taglio delle autonomie scolastiche. Ecco, dobbiamo ricominciare, ripartire da uno sfascio. La Sardegna di Alessandra Todde è una Sardegna coesa, una Sardegna che guarda al futuro, è una Sardegna che smette di rivendicare, che smette di lamentarsi, ma che comincia a prendersi forza per farsi le cose. Credo che sia importante in questo momento che veramente tutto il popolo sardo capisca che noi abbiamo le risorse per poterci riprendere la nostra casa, per poterci riprendere i nostri progetti e per poter pensare per le prossime generazioni. Io non mi capacito del fatto che non possiamo avere un'isola che è pronta per le prossime generazioni.